Ok ragazzi, proseguiamo con la seconda parte. Tuesday, stai... Le contrazioni. Serve un'ambulanza. Ci serve l'intero ospedale. No, 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 niente ospedale. Me la porteranno via. No, nessuno avrà la mia bambina. Santo Dio, Tuesday. Non abbiamo niente qui. A malapena ho una coperta e l'acqua calda. Non abbiamo niente. La mia bambina... Resisti, resisti, resisti. Calmati. Calmati. Troveremo un modo. Ok, ok, Jimmy. Lungo la strada c'è un edificio abbandonato. Trova il modo di entrare. Ci penso e vai. Walter, tu resta qui con Tuesday, ok? Vieni, Jody. Dobbiamo trovare tutto l'occorrente. E tu, tesoro, non avere il bambino finché non torniamo, intesi? Ci sto provando. Voi vedete di darvi una mossa! Jody, muoviti! Che cosa dobbiamo fare? Lo conosci un dottore? No, comunque non avrei i soldi per pagarlo. Quindi, che cosa facciamo? Ascolta. Voglio dare al bambino una possibilità, almeno una possibilità, in questo mondo di merda. Voglio che stia al caldo, che abbia pannolini, un biberone, vestiti decenti come tutti gli altri bambini. Non lo lascerò nascere nel pattume sotto un ponte. Ok. Ok, quindi qual è il piano? Non ho un piano. Ma ce la faremo, forza! C'è tutto quello che ci serve qui. Dobbiamo solo entrare. Dannazione! Ci deve essere il modo, dobbiamo riuscire a entrare. Ci penso io. Perché? Che intendi fare? Fidati di me. Deve esserci un interruttore per la sala cinesca. Aspetta. Forse abbiamo dimenticato qualcosa. Allarme spento. Un problema in meno per dopo. Che diavolo, come ci sei riuscita? Te lo spiego dopo. Prendiamo quello che ci serve e andiamocene. Ho preso quello che ho potuto. Ok, pigliamocela da Andiamo. Qui. Andiamo. Oh, eccovi qua! Forza, le si sono rotte le acque! Ce l'hai fatta a trovare l'edificio? Sì, sì, c'è Walter con lei! Forza, sbrighiamoci! Thank you.
appena in tempo, ragazzi. È solo questione di minuti. Ormai ci siamo. E adesso? Che cosa facciamo? Andate via! Tutti quanti! Tranne Jody! Voglio solo Jody! Lo sai che non ho mai fatto una cosa simile prima d'ora? Beh, nemmeno io. È che non volevo che tutti mi fissassero mentre vengo devastata dal dolore. Ok. Ok, tranquilla, tranquilla. Insieme ce la faremo, insieme ce la faremo, ce la faremo. Non sarà poi così difficile. Ok, lascia che ti aiuti a toglierteli. Diamo una pulita a questo materasso. Concentrati. Ok, puoi farcela. Respira. Ok, respira, Tuesday. Continua a respirare. Ispira, espira. Ispira, espira. Io sto respirando. Lo sto facendo, cazzo! Avanti, spingi! Spingi! Ce l'hai quasi fatta! Brava! Sei bravissima! Ok, stai andando alla grande! La vedo! Vedo la testa! Vedo la testa! Tu spingi! Spingi! Ce l'hai fatta, giusto? Ok, devo tagliare il cordone. Ehi, piccola! Non è stato facile, piccola mia. Ma noi ce la faremo. Io e te. Te lo prometto. Niente potrà più fermarci. Vado a chiamare gli altri. Sì, piccolo. È una lei. Si chiama Zoe. Cazzo, gente, è un vero spettacolo. Ehi, attento a come parli, Walter. Guarda che lei capisce quello che dici. No, è molto più di uno spettacolo. È una meraviglia. Non ce l'avrei fatta senza di voi. E Jody. È un miracolo, Jody. Il nostro miracolo.
Stan! Stan, svegliati! Ma cosa? Oh mio Dio! Dove sono gli altri? Walter è a questo piano. Jimmy, Tuesday e Zoe sono di sopra. Tu vai, penso io allora. No, 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 vengo con te. No, no, vado da solo. Ti ho detto di uscire! Aiuto! No! No! Aiden, sfonda la porta! Aiuto! Giuseppe! Giuseppe, la bambina! Sono di sopra! Dobbiamo salvarle prima che il fuoco ci divori tutti! Va fuori! Adesso! La bambina! Devi salvare la bambina! Qua accanto! Thank you.
grazie a Dio. Oddio. Jody. Oh mio Dio. Stai, no! Ma cosa... cosa stai facendo? Stai... Oh, dai, su, che cosa stai facendo? Jody! Jody, povera piccola! Aiuto! Cazzo! Jody, forza! Povera piccola! Forza, Jody, puoi farcela! Non te ne andare, non te ne andare! Cominciate da lì! Diamoci una mossa! Oh, aiutala, ti prego! Dio mio! Riprendi tutto, Non può morire! Ogni singolo fottuto fotogramma! Jody! Ossigeno! Ci serve ossigeno! Ti prego! No, stiamo perdendo! Ti prego, non lasciarci, Jody! Non lasciarci! Come va oggi, Jody? Bene? Ok, ora ci mettiamo questo, ti ricordi? È come una croce. E adesso finisci. Stai solo cercando... Cominciamo! Per l'ennesima volta, se ci sono regole da seguire. Attenzione, Jody. Lascia il pattume. Cosa devi accettare? Sei un miracolo. La Tektaribi! Uella Kataltek! Giungono dalle viscere dell'altra parte, noi non sappiamo nulla di loro. Il dipartimento ha avviato un programma che studia l'altra parte, la chiamano... Sono morta. No, un attimo, la mia bambina, la voglio vedere, un momento. Mia bambina, ridatemela, ho cambiato idea, voglio la mia bambina! Sedatela presto, vi prego, portate via la bambina! Fatemela vedere! Per favore, fatemela vedere! Voglio mia figlia, voglio vederla! Chi era quella donna? Perché mi mostri questo? Lei è mia madre. Questo è il futuro. Aiden.
andare! Voglio stare con te, Aiden! No! Aiden! Perché, Aiden? Io non volevo tornare. Io ho un lavoro. È un piccolo appartamento. Io sto bene. Ci manchi, Jody. Ci manchi tanto. Bastardi li hanno presi la sera stessa dell'incendio. Gli ha fregati la benzina sui vestiti. Da non credere. Coglioni. Siamo noi, Jody. I tuoi amici. In questo modo noi... noi ci saremo sempre. Zoe oggi ha compiuto 3 mesi. Le parlo sempre di te, perché sappia cosa hai fatto per lei. Oh, e ho ricominciato ad usare il mio nome. Mi chiamo Eliza. Sì, è lei. Trauma cranico e frattura del dorso. È in coma da diversi mesi. Possiamo vederla? Noi siamo della CIA. È ricercata per diserzione. Abbiamo qui un mandato di arresto, se serve. Ok. Vi porto da lei.
allora, lei dov'è? Strano, questa è la sua stanza. Dovrebbe essere qui. Merda. È scappata dalla finestra. Ma siamo al quinto piano, non può certo scappare dalla finestra. Avvisa gli altri, la ragazza non deve fuggire. Signorina, va tutto bene? Signorina? Bene, dopo questa seconda parte finisce qui il pezzo. E un trofeo. Vi aspetto ai prossimi. Ciao ciao da Genetic DNA.